punto sugli infortunati, Vargas ha recuperato dalla lesione al muscolo retto femorale, dopo un periodo di riabilitazione a forza, l'inserimento in gruppo graduale ha dato risposta positiva, compresa la partita di ieri, quindi lo consideriamo disponibile per la gara di domenica. Disponibile anche gli Aic, la sollecitazione al collaterale mediale è superata a pieno, quindi anche egli ha recuperato dall'infortunio. Sta procedendo bene anche la riabilitazione dopo la distorsione al piede, al primo dito del piede per Babacar. Persiste un po' di dolore d'altra parte, è un'articolazione molto piccola, ma non nell'intensità del dolore. Quindi ancora prosegue le cure con estrema volontà e disponibilità. Ha già dato una buona risposta anche sul campo ieri stesso, quindi anche lui è disponibile. Proseguiremo nella prossima settimana, sfruttando specialmente anche poi le 2 settimane di pausa, la riabilitazione perché ancora non è del tutto completata. Infine un aggiornamento su Santana, nella prossima settimana la visita di controllo del professor Cerulli, il quale darà o meno la disponibilità per la ripresa dell'attività agonistica completa. Finora la riabilitazione siamo a 3 mesi e mezzo, proprio più di 3 mesi e mezzo è andata molto bene, il tono muscolare è ottimo. Problematiche non ce ne sono state nessuna, quindi la riabilitazione sta andando veramente molto bene. Aspettiamo l'ultimo consulto per poi fare il punto della situazione. Quindi, ma non per ultimo, perché è al primo dei nostri pensieri, l'informazione su Jovic, cioè oggi è stato dimesso dalla clinica, da Augsburg, dove ha fatto la prima parte della riabilitazione per l'intervento al menisco, esterno, la sutura e al collaterale laterale. Va tutto molto bene, è chiaro ancora, essendo dilazionato in 2 parti la risoluzione del problema, siamo a metà. Nella prima settimana di ottobre sarà l'intervento definitivo di stabilizzazione del crociato anteriore, dopodiché potremo avere con più precisione i tempi del recupero.